Via libera il nuovo piano delle farmacie, con l'auspicio di riportarne qualcuna in più in centro storico, dove attualmente se ne trova una soltanto, con tutte le difficoltà del caso quando è chiusa. L'assessore all'urbanistica Francesco De Santis ha lavorato molto a questo piano, disponendo con una delibera la revisione della pianta organica delle farmacie. Con il terremoto, soprattutto quelle private sono andate via ricollocandosi altrove. Il piano, condiviso con la struttura di riferimento regionale e con l'ordine dei farmacisti, prevede la definitiva conclusione del carattere temporaneo dell'area d'ambito delle farmacie, con conseguenze stabilizzazione. Si potrà quindi procedere ad una zonizzazione di questi punti di riferimento per la comunità, con possibilità di avvicinare dei presidi in centro storico. Si tratta di un atto importante di pianificazione che segue pure le nuove esigenze della città e per distribuire una più razionale forma delle farmacie stesse che attualmente esistono. Questo è un punto finale a un processo lungo che è durato diversi mesi. Finalmente abbiamo approvato il nuovo piano delle farmacie dell'Aquila, uno strumento pianificatorio che con tanto lavoro siamo riusciti a costruire proprio in funzione della necessità sia di dare una stabilità definitiva a tutte le farmacie che sono impiantate sul comune dell'Aquila, che sono 21 più una che dovrebbe ricevere un'ultima chiama dalla regione per vedere se qualche privato vuole attivarsi ed aprirla, sia verso l'intenzione di aprire una farmacia in centro storico. Chiaramente sono esercizi privati, si muovono in base alle leggi del commercio, ma adesso hanno gli strumenti per potersi affacciare in centro storico. Diciamo che c'è anche una volontà di fare una sorta di zonizzazione, razionalizzazione di quello che c'è. L'esodo, come lei diceva, c'è stato dopo il terremoto, tanti privati si sono ricollocati e non potete costringerli, però si vuole, diciamo, pianificare anche sotto questo punto di vista in modo più ordinato, razionale. Esattamente, abbiamo utilizzato come indice per calcolare i residenti, i seggi elettorali, che sono un dato molto preciso. Il centro storico ad oggi ha circa 3.500 abitanti, un dato su cui dobbiamo riflettere in positivo per il futuro. Una nuova farmacia in centro storico sembra che qualcuno voglia affacciarsi, però non è compito del comune andare ad un privato e obbligarlo a spostarsi.